Buongiorno, buongiorno, ciao bambini, ciao bambine, ciao, ben arrivati. Un super applauso a Maria Giulia. Yeah! Evviva, evviva, grazie, che bello vedervi qua. Allora, benvenuti e benvenute, questo è il quarto appuntamento di questa mattina, è uno degli appuntamenti finali di questo progetto, Adotta uno scrittore. Come ho detto prima anche in un'altra sala, questo è il progetto preferito anche da noi dello staff del Salone, il progetto che ha 21 anni, se avete voglia potete andare a vedere sul sito, su Salto Più, un video documentario che racconta un po' i 20 anni di questa iniziativa. Quest'anno abbiamo fatto invece alcuni video brevi che si intitolano Si fa presto a dire adotta, che sono stati girati in sei sedi di adozioni, in modo che vi raccontiamo un po' così cosa è stato anche in posti differenti dalle vostre classi. Vi porto i saluti del nostro direttore Nicola La Gioia e devo fare alcuni ringraziamenti. Ovviamente il ringraziamento principale va agli autori, il primo va agli autori, senza gli autori e gli editori questa attività non si potrebbe svolgere. Grazie agli autori che si danno disponibili per così tanto tempo, perché sono quattro incontri, tre in classe, come sapete, uno qua in questa bella cornice del salone. Grazie alle case editrici, grazie agli uffici stampa che ci sono sempre molto vicini e ci danno una mano. Grazie a tutto lo staff, a tutti i miei colleghi, perché questo è un lavoro molto complicato. In particolare ringrazio Valeria Lattanzio che ha fatto il coordinamento dell'attività e soprattutto ringrazio chi ci consente con un sostegno direi convinto e da tanti anni di svolgere questa iniziativa, cioè le due fondazioni bancarie che ci sostengono in questa attività. In particolare, o comunque per prima, ricordo la consulta delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte e da quest'anno della Liguria. Infatti abbiamo qua con noi anche delle scuole liguri. La consulta, che si chiamava prima associazione, ci sostiene dall'inizio, ci ha consentito di diventare grandi. Siamo partiti con poche adozioni e adesso quest'anno le adozioni portate a termine sono state 38, con 40 autori, che abbiamo alcuni autori che lavorano in coppia. Quindi all'associazione, alla consulta, che ringraziamo tantissimo qua nella persona del dottor Invernici, aggiungiamo i ringraziamenti alla Fondazione Con il Sud, che da alcuni anni è entrata a far parte di questo progetto, sostiene le adozioni invece in alcune regioni del Sud. Li siamo veramente grati, non è una cosa, non è una gratitudine di facciata, perciò grazie davvero. Adesso per non perdere altro tempo lascio la parola a Valentina De Poli, grande amica del Salone. Abbiamo fatto grandi cose insieme quando era direttrice di Topolino, pensate che bel lavoro. Valentina è stata anche adottata da una classe di ragazzi un po' più grandi, perciò ha partecipato anche a un altro evento come autrice adottata, invece qui adesso abbiamo la fortuna di averla come conduttrice di questo ultimo appuntamento. Buon che è un'esperienza bellissima, quindi grazie Maria Giulia. Però a Maria Giulia qua sul palco un applauso, che se lo merita, ma fortissimo proprio, perché per riuscire a coordinare tutta questa macchina veramente è un'organizzazione meravigliosa, che ci dà la possibilità di vivere momenti come questo. L'ho fatto quest'anno anche da autrice, quindi sono stata adottata anch'io, non da voi, ma presto scriverò un libro anche adatto alla vostra età, perché voglio venire nelle vostre classi e questo lo dico per i miei colleghi autori, accidenti quante emozioni in quelle classi. E adesso lo scopriremo insieme, se anche per voi è stato così l'incontro con questi ragazzi. Però mi dovete dire prima di tutto, perché se no mi preoccupo, avete mangiato? Ok, allora questa cosa, almeno questa preoccupazione me la sono tolta. L'altra cosa invece è che forse voi non sapete, ma siamo nella sala, questa Arena Bookstock, più bella,
più importante per quanto mi riguarda di tutto il salone. E oggi i protagonisti di questa sala siete voi. È la sala dove avvengono gli incontri più importanti dedicati ai giovani, dedicati ai ragazzi. Quindi, prima di cominciare davvero, vorrei sentire tutta questa sala che si riempie delle vostre voci con un applauso e un grido. Yeah! 3, 2, 1... E già mi avete convinto, quindi cominciamo subito perché dobbiamo andare veloci, che dopo c'è un altro appuntamento altrettanto importante. E quindi sono qui a chiamare sul palco e sono particolarmente felice perché posso dirlo, forse sono stata una delle prime a leggere il libro che avete letto anche voi con una protagonista meravigliosa che è Miss Dicembre, e quindi chiamo sul palco Antonia Murgo. Insieme alla classe che l'ha adottata, la scuola primaria Maria Ausiliatrice di Alassio di Savona, insieme alla docente Elena Botto. Grazie, accogliamo tutti autori, bambini, lettori con un applauso. Sono particolarmente felice davvero di cominciare con te. Antonio, è stato un anno pazzesco, intanto che loro arrivano. È stato un anno pazzesco perché non so se ti aspettavi, hai vinto premi, cioè Miss Dicembre ha spopolato. Sì, è stato un anno interessante. Senti. Sorprendente. Sorprendente, diciamo. Allora, aspetta, noi ci mettiamo di qui. Buongiorno ragazzi. Buongiorno prof. No prof, scusi che devo cambiare cappellino, vengo dal mondo dei professori. No. Buongiorno. Maestra. Allora, Antonia. Nell'anno sorprendente che hai vissuto ci mettiamo anche questa esperienza. Sono stata adottata. Sei stata adottata, raccontaci un po' com'è andata. Con Miss Dicembre, aspetta che dico tutto il titolo completo perché non me lo ricordo mica più, è Il Clan dei Luna, scusami, come dimenticare Il Clan dei Luna, edito da Bompiani, che è un romanzo bellissimo. Com'è andata? Allora, quello che abbiamo fatto noi in questi incontri è stato un piccolo laboratorio di scrittura creativa, però partendo dalle immagini, e quindi abbiamo disegnato sia... Perché tu sei anche un po' disegnatrice. Un pochino illustratrice, e quindi abbiamo sia disegnato sulla carta che disegnato con l'immaginazione. Con i ragazzi abbiamo creato dei personaggi che fossero capaci di evocare, ecco, l'immagine nella testa del lettore, e quindi che fossero dei personaggi disegnati a tutto tondo, nell'aspetto esteriore ma anche in quello interiore. Abbiamo, poi magari loro sapranno dire meglio, però li abbiamo dotati di personalità, gli abbiamo dato dei capelli che fossero il prolungamento dei loro pensieri e dei loro desideri, abbiamo dipinto sempre con l'immaginazione i loro mondi, perché i mondi sono sempre due, quello ordinario e quello straordinario dove si vivono le avventure. Certo. E abbiamo visto anche tante clip da cartoni animati, da serie TV, proprio per solletticare l'immaginazione e vedere. Ma sei un'autrice generosissima, cioè hai preparato anche le clip complici con la maestra, l'avete lavorato in simbiosi? Tanto certo. Sì, ma sì, davvero. Allora, aspetti che... Passa? Elena, sì, maestra Elena, ci dica. Io ho lasciato molto spazio alla creatività di Antonia, perché io ho un'impostazione scientifica, a me piace molto la lingua italiana, quindi ovviamente come insegnante della primaria, poi essendo maestra referente insegno italiano, ma questa creatività, questo entusiasmo li ha catturati con questa fantasia, quindi... Siamo sempre state vicine, però veramente ha fatto un capolavoro a livello creativo. E... oltre che il libro, anche con i tuoi adottanti. C'era terreno fertile, loro avevano tanta immaginazione, tante idee. Abbiamo chissà cantato. Quante idee ruberai per il prossimo libro, non lo so. Attenti. Loro vogliono raccontarci qualche cosa? Avete voglia? Com'è andata? Cioè, no, allora ditemi una cosa, se avete letto il libro insieme ad Antonia o se lo avevate già letto prima che lei arrivasse nella vostra classe, chi mi risponde? No, in realtà noi ne abbiamo letto solo qualche stralcio e poi abbiamo cercato invece di scrivere un libro che fosse nostro, che fosse il loro. Quindi siamo partiti dal mio e dalla mia esperienza. Ma era un libro collettivo o ognuno di loro? Ognuno di loro ha fatto un
un progetto su un loro personaggio, sull'incipit della loro storia personale. Quindi, ok, quindi non c'è Miss Dicembre dentro i loro lavori. No, io ho usato il mio anno di esperienza per trasmettere questa esperienza a loro. Quello che ho imparato io ho cercato di restituirlo. Quindi avete inventato dei personaggi e vi è piaciuto? Ditemi solo questo. Allora io mi aspetto grandi cose da voi anche nel futuro. E anche qualcosina in più. Voi avete fatto dei capolavori, come no? Adesso fanno... Si vergognano molto, ma hanno ragione. Era l'Anana Spunk. Sentiamo Antonia se si ricorda dei particolari. Qualcosa che ti ricordi, non allora, perché... C'erano delle detective, mi ricordo, molto intraprendenti. E un Ananas Punk veramente l'Ananas Punk avrei voluto inventarlo io sinceramente. Tu l'hai inventato? Insieme, quindi avete lavorato anche insieme, questa è anche una bellissima cosa. È stato molto bello questo, vedere la condivisione, il lavoro di gruppo, e veramente hanno progettato insieme, per me è stata una bellissima esperienza. Quindi ci vorranno altri 10 incontri, non ha sentito niente, sì. Maria Giulia di questa cosa, ma ci riproponiamo, Va bene, allora io vi ringrazio, vi lasciamo scendere piano piano dalla passerella con un applauso. Grazie Antonia, grazie. E complimenti per questa testimonianza. Grazie ragazzi. Grazie. Andiamo. Allora piano piano, non fatevi male. E allora intanto anche qui sono felicissima di annunciare un'altra amica e devo dire che qui scopro un po' l'altra parte del mio lavoro. Io leggo tanti libri per recensirli e quindi molte delle persone, degli autori che stanno salendo su questo palco magari li ho letti, alcuni li conosco, ho avuto la fortuna di conoscerli di persona e altri invece si sveleranno, un po' come quando sono entrati in classe da voi. E quindi sono qui a chiamare sul palco Vicky De Marchi e Roberta Fulci, che hanno scritto un libro insieme. Non conosco Roberta, ma conosco bene Vicky, abbiamo lavorato anche insieme in passato. Sono state adottate dalla scuola primaria Sesto Circolo Didattico Raffaele Girondi di Barletta, quindi un viaggio lunghissimo, che meraviglia! Allora vi aspetto qua insieme alla vostra insegnante Maria Letizia Grimaldi. So che ci saranno delle immagini forse che scorreranno mentre noi parliamo, piano piano mentre arrivano. Qual è il libro? Perché voi non ne avete scritto uno solo insieme, vero? No, ne abbiamo scritti ben due insieme, però hanno un'unica connotazione, sono storie di scienziate, racconti di vita, quindi ragazze con i numeri e ragazze per l'ambiente. E con loro abbiamo portato, diciamo, siamo state adottate con un libro di biografia di appunto scienziate per l'ambiente. Scienziate per l'ambiente, com'è lavorare insieme? Perché in realtà io poi sono dalla mia vecchia formazione sceneggiatore, disegnatore, invece qui non c'è qualcuno che ha disegnato. Come lavorate insieme? Bene, molto bene, questa è stata una grossa fortuna per me sicuramente, ci siamo incontrati un po' per caso, però appunto poi la collaborazione è proseguita perché funziona e è qualcosa di cui abbiamo parlato anche con i ragazzi, cioè come si fa a lavorare in coppia. E nel nostro caso ci siamo divise le storie da raccontare, però poi abbiamo molto interagito nel dire questo mi piace, questo no, questo ti suggerisco di fare così, insomma colì, e quindi è stato un lavoro molto insieme, molto insomma di collaborazione e speriamo di aver trasmesso anche questa cosa ai ragazzi, perché poi loro hanno fatto degli enormi lavori di gruppo in cui no, saper mettere insieme. Quindi loro hanno anche lavorato, cioè voi avete anche lavorato quando loro non erano in classe. E quindi come? Cioè preparandogli la sorpresa per l'incontro successivo? Beh, non è stato tanto una sorpresa, no? È stato un percorso. Maria Letizia, giusto? Sì, esatto. Buonasera a tutti e grazie. È stato un percorso costruito insieme in collaborazione, veramente straordinario, impegnativo, però di grande valore. Quindi noi siamo felicissimi di questo percorso fatto e hanno lavorato tantissimo i ragazzi, calandosi anche un po' nella parte proprio degli scrittori, incontrando anche le fatiche dello scrivere, le difficoltà. Tra l'altro su un tema impegnativo, molto importante, quindi come è avvenuta anche la scelta del libro
che tra l'altro non ho detto l'editore, dell'editoriale Scienza. Editoriale Scienza. Certo. Ci siamo un po' anche ispirate all'anno, a quest'anno il Salone, anche per noi docenti ha proposto lettura e scienza, quindi è stato un binomio perfetto. In più, lettura, scienza e donne, e quindi ci hanno convinto subito. E poi nel nostro percorso abbiamo fatto una selezione, però includendo anche gli uomini, per cui abbiamo ricercato sul nostro territorio delle personalità che hanno lasciato un segno e continuano a farlo, e su questo abbiamo poi costruito delle biografie. Intervistato anche gli autori. Ah, insomma, bravissimi! Cioè, quindi qua avete fatto anche un lavoro da giornalisti. Vi aspettavate tutto questo? No. Cioè, nel senso, non ci aspettavamo questo percorso, un po' nato strada facendo, perché loro, leggendo, parlando con noi delle biografie, hanno avuto voglia di misurarsi anche loro col fare biografie, sono stati bravissimi, però hanno anche capito quanto lavoro c'è, no? Dietro una biografia. Quindi abbiamo fatto una piccola scuola di biografie e loro sono stati molto bravissimi. Interessante. Ah, io non so se sarei capace di fare questa cosa. No, non esiste una regola, un modo per farlo. Infatti li abbiamo un po' così invitati a lanciarsi, si sono messi lì a fare le biografie e abbiamo condiviso gioie e dolori, perché veramente è difficile. E è stato molto bello per noi, per una volta avendo insomma più tempo rispetto agli incontri classici che si fanno con una classe, riuscire a vedere proprio un lavoro nel suo farsi, nel procedere, insomma anche costruire un po' una solidarietà tra autori con certo. loro. Ma chi tra voi mi dice qual è la cosa che vi ha sorpreso di più, una cosa che proprio mai vi sareste immaginati potesse capitare in questo lavoro che avete fatto insieme? Chi me lo dice? Vai, dicendomi anche il tuo nome. Mi chiamo Giorgia. Allora, diciamo, le ragazze per l'ambiente ci hanno insegnato il rispetto per il nostro territorio, per ciò che ci circonda, e anche il coraggio di credere sempre nelle nostre idee, di avere fiducia in noi stessi e di superare gli ostacoli della vita a testa alta. Perché nonostante le difficoltà noi siamo in grado, anche con l'aiuto delle nostre maestre, di superare tutto. Bellissimo questo messaggio, io direi. Siete tutti d'accordo? Ha detto delle cose che voi condividete? Anche i maschietti della classe sono in minoranza? Ci sono più? Come è andata? Voglio la testimonianza. Loro, cioè, vai. È andata molto bene. Come ti chiami? Emilia. Guardiamo loro. È andata molto bene. La parte più bella, diciamo, è stata quando noi ci siamo calati nei loro panni. E come andare? Voglio un rappresentante. Vai. Non so chi mi ha. Sì, dai. Vai, non temete, vai. Cosa avete fatto? Allora, abbiamo fatto delle biografie. Come ti chiami? Mi chiamo Antonino. Allora, abbiamo fatto delle biografie, noi dovevamo scegliere dei personaggi con cui abbiamo fatto degli incontri sia in DAD sia di persona. Penso che questa sia stata un'esperienza formativa e grazie. E siete andati tutti d'accordo? Vedo un po' così, ma questo è il bello anche di queste esperienze, si cresce anche così. Ragazzi, complimenti alle autrici, siete state contente di essere adottate, mi sembra di sì. Felicissima. Quindi volete dire ancora qualche cosa? Beh, grazie a tutti voi e alle vostre insegnanti, eccezionali veramente. Ecco, io vorrei veramente in questo caso lanciare un applauso per tutti gli insegnanti, perché avere insegnanti così motivati è un regalo che la scuola a volte non sempre ci dà. Grazie a voi, grazie. Vai. Adotta uno scrittore. Olè, facciamolo tutti insieme. Adotta uno scrittore, ok? 3, 2, 1. Adotta uno scrittore! Diventerà la sigla di tutte le prossime edizioni. Grazie ragazzi, grazie. Attenzione, di là, prima che... Ah, perché lì non ho capito. Ah no, ci sono delle scale anche da questa parte, ma va bene. Allora, mentre rientrano
al posto, così come si annuncia in pedana, abbiamo una nuova adozione, l'adozione di una autrice che non ho mai avuto il piacere di conoscere, quindi non so che viso ha, Arianna Papini. Sei tu Arianna? Benvenuta Arianna, adottata dalla scuola primaria Giuseppe Baretti di Rivalta Bormida, ho detto bene, Alessandria. Il libro è Nessuno sa, edito da Uovo Nero, che fa dei libri bellissimi. Grazie, mamma mia, meno male che non sono caduta. Benissimo, Arianna. Allora, state arrivando tutti. Oh, meraviglia. Eccoli. Ma che meraviglia. Come hai fatto, cioè, a lasciarli? Come hai fatto? Non li ho lasciati. Ah, ecco, questa è una cosa perché bella. Perché abbiamo imparato il trucco che ci vediamo anche online, quindi... allora, i miei tesori. Vieni, amore. Sì. Ma quello levatelo. Tanto... Allora, ma voi in che classe siete? Prima. Siamo in prima davvero? Sì. Rivalta Bormida, fantastica maestra Francesca Go, che non smetterò mai di ringraziare. E mi sono scordata il tuo nome. Ah, maestra. Ma ce n'era un altro pezzettino. Mamma mia, quanti siete. E allora, maestra Valeria, perché sono allora due maestre. Cerchiamo di arrivare fino qua. Allora. Che stiamo facendo un video e quindi vorrei che ci ste... Facciamo due video. Allora, non mi fate piangere però, perché... No. Mi raccomando, Andiamo. Venite, così ci stiamo tutti. Fino a qua, fino a dove c'è la maestra. Va bene? Tutti a mostrare questi bellissimi disegni. Ma tu li avevi già visti i disegni che loro hanno fatto? Questi di oggi no, ma sono noi abbiamo avuto un dono, veramente. Io ho avuto un dono quest'anno, è la prima volta che vengo adottata. Intanto una grande emozione, perché veramente questi bambini e queste maestre sono incredibili, sono di un posto piccolo, Rivalta Bormida, e io sono stata ospite, poi ci siamo visti online e poi oggi mi hanno buttata in terra quando mi hanno vista al salone. Ma di che cosa c'è, il libro di che cosa parla e quindi su che cosa avete lavorato? Cioè questi disegni poi allora, me li spiegate? Sì, certo. Ah, certo. Allora, Nessuno sa, si intitola. Ed è un libro, difficile dire di cosa parla, ma i bambini l'hanno capito subito, Tutti sanno della pelliccia del puma. Lo sanno tutti, no? Nessuno sa dei suoi pensieri. E così via. È un libro che tratta di cosa siamo veramente, di cosa gli altri pensano, delle definizioni che ci danno, di come queste a volte diventano prigioni, di come trovare la chiave per uscire da queste prigioni. È un libro molto profondo che abbiamo scoperto noi che per dire le cose importanti bastano pochissime parole, vero bambini? Abbiamo lavorato tanto, però io lascerei La parola alla maestra, sì, perché hanno fatto oggi un nuovo lavoro, non mi fate piangere. Allora, ogni bambino riferito a se stesso ha scritto, ha disegnato, ha rappresentato Tutti sanno e poi anche che cosa non si sa di loro. Partiamo, dai. Quindi sono disegni double face? Perfetto, benissimo. Disegno. Leggi. Tutti sanno che saltello. Nessuno sa che tipo il Miran. Tutti sanno che sono un portiere. Nessuno sa che faccio Ramadan. Che faccio Ramadan. Nessuno sa che... Tutti sanno che lavoro con mio nonno. Nessuno sa che gioco ai videogiochi di mia sorella. Tutti sanno che ho i pulcini. Nessuno sa che guardo di notte il tablet. Tutti sanno che amo i fidanzati.
Nessuno sa che è un diario segreto. Ah! Tutti sanno che io vado ai pop. Nessuno sa che io ho paura del buio. Tutti sanno che tifo Milan. Nessuno sa che tifo anche Inter. Evviva! Tutti sanno che amo leggere. Nessuno sa che faccio la collezione di libri. Tutti sanno che sto in silenzio. Nessuno sa che mi scondo. Tutti sanno che io canto. Nessuno sa che io sono molto aggressiva. Tutti sanno che Lorenzo gioca a basket. Nessuno sa che mia sorella mi ha strappato un ciuffo di capelli. Questo è grave, eh? No, aspetta. Yasmina, te la ricordi? No. Ti piace la scuola e nessuno sa che ami giocare con le mamme. Tutti sanno che mi piace la scuola. Che mi piace la scuola. Nessuno sa che io gioco con le bambole. Tutti forza Enea. Dai, che vai in moto. Sanno, ma non devi leggerla, dilla così a voce. Tutti sanno che Enea va in moto. Tutti sanno che Enea va in moto. Nessuno sa che ti piace dormire fino a tardi. Che mi piace dormire fino a tardi. Vedo. Tutti sanno che a Edo gli piace il calcio. Nessuno sa che invece realtà preferisco il tennis. Viva! Fantastici siete. Allora, ricomincia, c'è manca una fila, giusto? Allora, allora qui pensano che io sono mia sorella Emmy. Nessuno sa in realtà sono Camila. Perché forza, c'è gemelli. Dai. Tutti sanno che ho un gattino. Nessuno sa che il mio gattino è Monello. Tutti sanno che sono marocchina. Nessuno sa che mi piace parlare in italiano. Tutti sanno che vado a scuola. Nessuno sa che mi piace matematica. Tutti sanno che mi piace mangiare le cose marocchine. Nessuno sa che adoro la pizza. La pizza. Fantastica. Tutti sanno che ho un cane. Nessuno sa che il mio cane è pazzo. Tutti sanno che sono amica di Gaia. Nessuno sa che a volte bisticciamo. Tutti sanno si dire il sole. Ma mi piace, non mi piace l'Italia, dillo. Nessuno sa che... Nessuno sa da sedere la sole. Va bene, dai, va bene. Andrea, tu l'hai già letto? No, lui non ce l'ha. Ah, non ce l'ha? Però bellissimo questo disegno, bellissimo, un applauso. Allora io direi che oggi sono tutti piccoli, sanno che voi siete dei bambini meravigliosi. Nessuno sa cosa succederà nel vostro futuro, ma io penso proprio delle cose bellissime, meravigliose, come voi. Perché quando le maestre sono speciali, a volte mi chiedono a chi devi la tua arte, la tua scrittura,
alla mia maestra delle elementari. È vero, e anche quindi... un po' ai libri che si leggono. Quindi un applauso a tutti voi. Grazie bambini, grazie a tutti. Davvero. Allora, intanto è la volta di un'adozione di Serena Quarello, che però mi dicono non è presente. Quindi dobbiamo lanciare un video che è registrato, però credo sia presente la scuola. Se è vero, siete là? Allora io vi accolgo sul palco. Ma no, c'è il video, grazie mille. Allora la scuola primaria Adriano Olivetti di Scalmagno, Torino, è invitata a salire sul palco. Così guardiamo insieme questo video e voi mi raccontate come è andata. Ehi, insieme ciao. Alla maestra Lina, quando giusto? Quando guarderete questo video io sarò in Spagna, ma vi penso tantissimo, soprattutto voi che mi avete adottato, la scuola primaria di Scalmagno, e mi sa tanto che tornerò a trovarvi. Cosa mi aspettavo di trovare insieme al mio istinto pedia? Forse ragazzini e ragazzine che avevano voglia di diventare giovani scienziati e scienziate, pronti a scoprire le cellule al microscopio, a entrare dentro il DNA. Vi ricordate quando siamo entrati dentro il DNA? E mi aspettavo di trovare ragazzini e ragazzine pronti a emozionarsi delle storie degli animali che sono estinti. Col dodo, con Marta, l'ultima colomba migratrice, o con Giorgio, l'umacone più solo al mondo. Mi aspettavo di trovare ragazzini e ragazzine che volessero davvero scoprire cosa possiamo ancora fare per salvare invece tutti gli animali che sono a rischio di estinzione, ma che ancora sono vivi sul nostro meraviglioso pianeta Terra. E poi mi sono divertita tantissimo al secondo incontro, quando mi avete raccontato i vostri libri del cuore e io vi ho raccontato come nasce un libro e i miei libri del cuore. Ma soprattutto mi sono divertita tantissimo al nostro terzo incontro. Vi ricordate, con parrucche e cappelli? Nel giro di 2 ore abbiamo messo in scena un piccolo Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. E che dire, al prossimo appuntamento, grazie mille al Salone del Libro, a questa bellissima iniziativa che si chiama Adotta uno scrittore, quindi io sono proprio vostra figlia di libri e ne sono assolutamente fiera. Perché? Perché quello che mi aspettavo di trovare nella vostra classe, nelle vostre 2 classi, è stato ancora meglio, perché siete stati fantastici. Quindi un grazie, anche un caro saluto alle vostre maestre stupende, simpaticissime, bravissime, e salutatemi tutti i libri che sono intorno a voi. Alla prossima, con Estintopedia e tutti i libri che vorrete adottare insieme a me. Da Serenella Quarello, ciao! Grazie Serenella, ma ha detto la verità Serenella? Avete fatto tutte queste cose insieme a lei? Tra l'altro un libro con un titolo, cioè deve essere un libro bellissimo. Adesso me lo raccontate un attimo, prima però volevo passare la parola alla maestra. Lascio loro vanno. Allora, chi mi vuole raccontare? Intanto questo va, ma non lo ascoltiamo perché è un po' lungo, intanto ci vediamo, voi vi rivedete. Chi mi vuole raccontare com'è andata? Che cos'è questa estintopedia? Vai? Ok. Allora, praticamente abbiamo scoperto come sono i fossili e ci siamo avventurati tra animali in pericolo di estinzione, scomparsi o viventi. In più gli incontri sono stati lunghi e il tempo è passato molto piacevolmente e solo alla fine ci siamo accorti che non avevamo fatto né merenda né intervallo. Ci è piaciuto molto perché abbiamo scoperto nuove cose ed è stato molto divertente. Abbiamo imparato molte cose su tipo paleontologia, biologia, archeologia. Abbiamo riflettuto sui comportamenti che ognuno di noi può avere con gli animali. Abbiamo imparato a osservare e utilizzare i microscopi. Abbiamo capito come si diventa scrittori e ci ha fatto venire voglia di diventare scrittori. Abbiamo scoperto quante specie si sono già estinte nel mondo.
Abbiamo capito come funziona una casa editrice. Abbiamo sfogliato tanti libri scritti da Serenella Quarello e ascoltato i suoi racconti. Abbiamo scoperto il mondo degli illustratori. Abbiamo scoperto come i libri viaggiano nel mondo e vengono tradotti nelle diverse lingue. Abbiamo imparato molte cose con Serenella e ci siamo divertiti molto. Abbiamo condiviso i nostri libri preferiti e i primi che abbiamo letto. C'è qualcun altro che vuole parlare? Se no vi passo il mio microfono. Chi vuole dire ancora qualcosa? Vai. Abbiamo ascoltato i suoi racconti, conosciuto le sue fonti di ispirazione e le esperienze che l'hanno portata a diventare una scrittrice affermata. Abbiamo messo in scena la storia di Bertoldo, Bertoldino e Cacasella. Ma ragazzi, ma quante cose avete fatto in 3 incontri? Vai. Nell'ultimo incontro abbiamo fatto una cosa bellissima, cioè Serenella ci ha raccontato un suo libro, Bertoldo, e poi dopo che ce l'ha letto e ci ha raccontato un po', ci ha fatto fare un teatro di tutto il libro. Cioè, ma praticamente tutto l'anno scolastico, no, maestre, io non ci posso credere, davvero è successo tutto questo? Sì. Quel caso Bertoldo era... La rappresentazione teatrale. Sentite, ma avete parlato anche di animali poi nello specifico, animali in via di estinzione. Qualcuno che mi dica l'animale che vi è rimasto più impresso? Grazie. Allora, uno degli animali che ci è rimasto più impresso è il dodo, perché è un animale che è durato poco sulla nostra terra e si diceva fosse un animale molto stupido, anche se in realtà non lo era. È vero, molto bello tra l'altro. C'è qualcun altro che mi vuole dire qualche... Vai! Come ti chiami? Nicolas. Nicolas, ok, così almeno un nome lo abbiamo individuato, a nome di tutti. Vai, Nicolas. Qualche altro animale, a me è piaciuto molto la Iaie, che è un... La iena? No, la Iaie. Ah, la Iaie, urca, non lo conosco, vedi? Un primate del Madagascar. Che non lo conosco. È un primate del Madagascar e mi è piaciuto tanto perché... C'erano tante curiosità su di lui. Ditemi bene, anche parlo con le maestre, mi sembra di capire che avete veramente spaziato su tutti i temi, anche che possono andare a accendere qualcosa in ognuno di loro rispetto a quello che vorranno fare quando saranno grandi. Quindi secondo voi di questa esperienza magari non ci pensate adesso, ma fra 5? Chissà, qualcosa si accende e vi ricorderete di quell'incontro con Serenella. Io ve lo auguro davvero. C'è qualcun altro che deve dire qualcosa fondamentale? Nicolas, ancora tu? Vai. Io volevo dire che non è stato bello, ma ancora di più è stato davvero fantastico. Bellissimo. Allora un applauso grandissimo anche a Serenella che non è qui con noi e complimenti ragazzi, complimenti davvero. Mi spiace, io vi terrei tutto il giorno qua su questo palco, però... Non possiamo, dobbiamo lasciare poi il palco. Allora adesso piano piano defluite. Intanto facciamo un altro applauso con questa uscita di scena. E sono qui. Grazie. Grazie Nicolas. Allora sono qui intanto anche un po' emozionata perché io spero che ci sia, che non lo vedo. Allora sono qui per chiamare Daniele Zovi, che è il prossimo autore adottato. Era nascosto là dietro! Daniele, vieni! Allora, io sono particolarmente emozionata perché dovete sapere che io Daniele l'ho conosciuto via video, come fosse stata una grande dad, ti ricordi? In un'intervista in tempi di pandemia. Ed era una cosa stranissima, perché adesso lo dirò, ma non prima. Cioè prima vorrei che venissero sul palco anche i ragazzi che ti hanno adottato, sono là dietro, la scuola primaria Carlo Collodi di Torino, accompagnati da Stefano, credo di aver capito, giusto Cavanna, che è il vostro supplente, ma benissimo che ci sia lui. A Daniele dico così perché io quando ho visto che eri in questa lista mi sono immaginata che tu con loro avessi fatto degli incontri nei boschi. Beh, siete riusciti? Eravamo in un'aula cittadina, metropolitana,
Ma era come essere in bosco. Era come essere in un bosco, nel senso che siete riusciti, venite ancora un po' avanti perché siete in tanti, cioè, siete riusciti a vivere quelle emozioni che tra l'altro io avevo già vissuto nei libri che avevo letto, cioè in cui io ho imparato che le piante parlano, quindi non so se l'hanno imparato anche loro, ma con quale libro tu sei entrato in questa classe? Si intitola I racconti del bosco di De Agostini. Ci sono 8 racconti che sono vissuti da ragazzi e ragazze, 2 fratello e sorella, che hanno una zia che fa la guardia forestale e quindi vanno a trovarla spessissimo. E la zia, perché io ho lavorato per 40 certo. anni nel corpo forestale, però questa volta... e avevo delle ragazze, delle donne che lavoravano con me, bravissime. Quindi io non ho inventato storie. Ho raccontato tutto quello che è capitato a me nella mia lunga vita e quello che può capitare a una guardia forestale. Perciò la zia è la loro guida, la guida di questi due, di questi due ragazzi e la bambina. E i racconti del bosco come nascono? Cioè che cosa ci raccontano nel bosco? Ci racconta il bosco? Per esempio racconto, ma solo per citare il primo racconto, di come questi due bambini entrino nella tana dell'orso d'estate, però quando l'orso non c'è certo. L'orso la usa solo per fare anche perché dobbiamo stare attenti, abbiamo capito, no? Ed è esattamente quello che ho fatto io. Io volevo capire come si sta in una tana dell'orso e perciò sono entrato, sono rimasto lì un quarto d'ora tappando l'entrata in modo da ripetere il buio dell'inverno a quota 1500, quando la neve copre tutto, e ho fatto finta di essere l'orso e poi ho fatto vivere questa avventura a loro, ai miei due protagonisti, e poi in questa maniera ho trasmesso anche a questi qua la sensazione, avete chiuso gli occhi, come insegna a volte tu insegni, no? Di chiudere gli occhi e ascoltare le voci del bosco. Vi è capitato davvero? Chi mi vuole raccontare com'è andata questa esperienza? Da qua. Vai. Vai bene, perfetto, grazie, bravissimi. Dimmi chi sei anche. Greta, ok. Tieni vicino al microfono. A me non sono una gran lettrice. Assurdo dirlo in un evento simile. Me ne rendo conto, ma è la verità. Eppure le storie di Daniele mi hanno appassionata dal punto da iniziare il libro e non riuscire più a smettere finché non ho girato l'ultima pagina. Lo so che sono storie, ma la cosa pazzesca è che sono tutte vere. Voglio dire, tutto quello di cui parla l'ha visto per davvero. Il tuo carattere ci coinvolge. È come averti accanto e ascoltarti parlare. Ma se tutto questo non bastasse, pensate che il suo libro è una raccolta di aneddoti. Arianna. Dimmi chi sei intanto. Io mi chiamo Arianna. Arianna, perfetto. Daniele si trasforma in due fratelli facendo finta di imparare... Devi tenere il microfono un pochino più vicino. Vai. Daniele si trasforma in due fratelli facendo finta di imparare dalla zia, ci insegna tutto ciò che sa sugli animali. Eppure non è solo una raccolta di... Cos'era? Aspetta, come ricordo. Non è solo un libro di zoologia, ma è una vera raccolta di avventure. Lo leggi e lo impari, lo chiudi e imparare a rispettare la natura sarà necessario come respirare. E poi è diviso in stagioni, così sembra davvero di vivere per un anno in montagna. E poi le illustrazioni, ma a proposito di questo, sapete qual è la nostra storia preferita? Adesso Matteo sceglierà una torre dovrà indovinare certo, un cosa devo fare? Il capitolo. Adesso Giulia le darà il libro del nostro autore. Lei, senza aprirlo, lo metterà dietro la schiena. Dietro la schiena? Esatto. Sì. Appena lo aprirà, in una pagina a caso metterà una X molto grande e dovrà ripassarla molte volte. Poi, appena avrà finito, ci ridarà il libro. Chiuderà, allora, seguimi bene se sì. ho capito bene. Allora, io devo prendere il libro, lo metto dietro la schiena.
Lo apro a caso? Sì. Sì, esatto. Adesso cosa succede? Con una penna. Non devo farlo vedere, aspetta, vero, capito bene? E quindi adesso dovrò faccio? Fare una X. Una X sul libro, lo rovino così? Sì, sì, okay. Molto grande, più grande, più grande. Più grande? Esatto, così. Va bene così? Sì, esatto. Lo chiudo? Sì. Adesso ce lo dia. Ok. Questa è una magia, ho capito. Tu sapevi qualcosa di tutto ciò? Ah, Samir adesso dirà la pagina. E nel mentre il nostro compagno Nicolas ha scritto il numero della pagina che lei ha scritto, che lei ha crocettato. Ah. Beh, ho fatto una X così grande, ma sono io tra l'altro. No, è vero. Che ma numero è? 41. Che numero è scritto Nicolas? Ma io non ci posso, e non può averlo, cioè non può averlo fatto in questo, perché è tra l'altro un numero scritto, ma voi avete fatto anche un laboratorio sulla magia? No, assolutamente. Cioè li hai fatti diventare magici parlando di boschi? Volta, è la prima volta che vedo. Vabbè, un applauso allora, facciamoglielo. No, io volevo dire una cosa. Certo. Allora, questa esperienza è stata fantastica, perché tornare tre volte nella stessa classe non mi era mai capitato e cambia tutto. Si crea proprio una relazione, infatti. La seconda volta mi sono venuti incontro, ero ancora in corridoio, e una di loro mi ha regalato questo braccialetto. Che tu non hai mai più tolto? L'ho scritto su Daniele. No, lo tolgo perché ho paura di romperlo. Ah, okay. Ma l'ho rimesso su per oggi. Ma poi, per chiudere, io volevo... Però dovete stare attenti, perché vi chiedo una cosa anche a voi. Mi è capitato con loro di... Allora, loro abitano a Torino e io abito in un paese di montagna e studio gli orsi e i lupi da tantissimi anni, da 35-40 anni. Perciò so tutto di loro. Loro invece non sanno poco. Però ho raccontato che i lupetti stanno sempre nello stesso posto e i lupi adulti tornano e portano loro da mangiare, ma i lupetti corrono loro incontro chiamandoli, e ho chiesto loro come faranno i lupetti a chiamare i lupi adulti. Voi siete capaci di farlo? No, no. Come fanno i lupi? Fanno così. E quindi tutti voi sapete come fanno i lupi anche senza averli visti. Questo è fantastico. È bellissimo, certo, è vero, ma sono le cose... Vabbè, queste sono nel nostro immaginario anche grazie ai libri, giusto? Certo. Questo. Ah, e poi ultima cosa, sì? Ultimissima. Uno di loro, non faremo nomi, vuole farlo, no, più di qualcuno di loro, vuole scrivere, vuole diventare vuole uno scrittore, fare lo scrittore o una scrittrice. Ma uno in particolare ha detto: io voglio fare lo scrittore. E lo dico: devi leggere. No, ma non mi piace leggere. Non è possibile. Leggere è bellissimo, ma se volete diventare scrittori, che è una cosa fantastica, dovete leggere, assolutamente. Ma infatti siamo al Salone del Libro per questo. C'era qualcosa che volevano dire ancora? Questa storia ci è piaciuta davvero tanto, perché parlava di questa zia con i due nipoti che aiutava il rondone a proseguire per la propria strada. In questa storia, prima della pubblicazione, c'era un'immagine sbagliata che poi è stata corretta dall'autore. Infatti, al posto di essere stato disegnato un rondone, è stato disegnato un uccello qualsiasi. Grazie per l'attenzione e buona giornata da Quinta F. Grazie a tutti. Voi siete meglio di me come conduttori. Grazie ragazzi, grazie davvero. Grazie Daniele e alla prossima. Forse mentre loro defluiscono c'è qualcuno che vuole dire qualcos'altro. Vai. Allora, io all'inizio non avevo un hobby da cosa fare da grande, ma ora ce l'ho: fare la scrittrice. Ah,
questo forse è il messaggio più bello che si può ascoltare dopo l'esperienza di Adotta uno scrittore. Allora, mentre mi ricompongo, chiamo sul palco e mi scuso con lui perché non sono andata in ordine alfabetico, l'adottato Angelo Mozzillo, che sei tu, che io ti leggo tanto e anche non sapevo quale fosse il tuo viso, mi scuso, dovevi arrivare prima. Ma c'era stato tutto uno scombinamento sulla scaletta, Angelo, molto piacere. Allora, sei stato adottato dalla scuola primaria Franca Mazzarello di Torino, che invito qua sul palco in toto insieme all'insegnante Graziella, giusto? Più qualche, c'è qualche collega, se non sbaglio. Angelo, questo libro è bellissimo. Grazie, grazie mille. È quello che, aspetta che io non ci vedo bene, aspetta che mi hanno adottato per Io Sono Foglia, sì, ok, sì. Che hai fatto in collaborazione con Marianna Balducci e avete infatti vinto anche tanti premi, mi sembra, vero? Abbiamo vinto l'Andersen e il Super Andersen nel 2021 ed è stata l'occasione per parlare, vieni in mezzo che così ci stanno anche loro mentre arrivano, benvenuti ragazzi. È stata l'occasione per parlare un po' di storia, anche perché a me non era mai capitato di fare più incontri con la stessa classe. Purtroppo per la natura degli incontri di solito tu vedi una classe una volta, poi non la vedi più. È vero. Mentre la cosa bella è stata poterli rivedere, costruire un percorso e capire come nascono le storie, no? Quindi possono nascere da esperienze personali, dalla parodia di un genere, oppure, come nel caso di Io Sono Foglia, nasce da un'immagine molto potente di Marianna Balducci, che poi ha ispirato la poesia. Volete dire qualcosa? Allora, chi vuole raccontarmi com'è stata questa esperienza insieme ad Angelo, insieme a questo libro molto bello, tra l'altro? Cioè, io quando vedevo quelle foglioline mi identificavo e poi leggevo le parole poetiche, mi è piaciuto tantissimo. Grazie mille. Quindi deve essere piaciuto anche a voi. Dimmi. Questo libro ci spiega che c'è un ramo e una foglia. Noi a volte siamo la foglia, quindi dobbiamo essere accolti. E quelli che ci accolgono sono i rami. Invece altre volte noi siamo i rami e gli altri sono la foglia. Ma che bravi. Che random, ma questo tu gliel'hai spiegato o è la loro spiegazione? È la loro spiegazione, che però è perfetta. Cioè, proprio esattamente quello. Vai. Per me è stato molto emozionante che l'ultima frase del libro Io sono foglia mi è piaciuta tantissimo, che è io un giorno sarò foglia se un giorno sarai ramo. Mi è piaciuto anche che Angelo Mozzillo ci ha fatto fare la ginnastica delle foglie. La ginnastica delle foglie? Sì. Poi qualcun altro. Prima di leggere Io sono foglia, però bisogna fare la ginnastica delle foglie. Ah. È una cosa che facciamo sia io che Marianna. Ogni volta che leggiamo questo libro, prima. E com'è la ginnastica delle foglie? Bisogna rifare tutte le pose che fa il bambino sulla copertina di Io sono foglia. Ah, ok, va bene. Okay, dura perfetto. Un po', quindi per ora. Quella è stata la parte più divertente, sicuramente, sì, di tutto il laboratorio, vero? Ve lo vedo negli occhi. Ma poi è stato anche divertente che Angelo ci ha fatto scrivere dei libri sulla seconda parte di Dante e Mimì, Il gigante e i pellicani. Questo è uno dei libri che abbiamo fatto. Quindi avete inventato dei personaggi? No, non li abbiamo inventati. Erano personaggi, sì, che vi ha, okay, che vi ha fatto conoscere parte. Angelo? Sì. Questo sentimento da scrittrice non l'avremmo mai provato prima, perché è un sentimento che non avevo mai provato. Ci sono stati anche molti altri libri belli, come la famosa Fabbrica della Nebbia, la grande esplosione della Fabbrica della Nebbia e anche Il Natale dell'Orco Narice, che parla di un orco che a Natale tutti gli orchi del paese fanno una gara con che c'è la casa che devono fare una casa più brutta di tutto il paese, e chi fa la casa, come qualcuno riempiva con la cacca, con gli squali, e addirittura altri rompevano le finestre. È molto bello e io ve lo consiglio da prendere. Bello. Ma quindi avete scritto e disegnato, mi pare di, sì, capire, anche con dei disegni bellissimi.
Ma tu come, cioè, è per te l'esperienza, Angelo? Ma per me è stato fantastico, perché poi la cosa, a me piace tantissimo parlare di storie, e la cosa bella è che parlando di storie, da storie nascono altre storie. Tantissime quindi altre. Loro hanno mescolato magari personaggi di più storie, hanno fatto dei libri loro, ma il bello è che molti erano brossurati, cioè li hanno proprio fatti a forma avete di libro. Avete costruito, dei libri, quindi fantastico. Siete diventati quasi una casa editrice. Sì. Graziella, sei tu giusto, dici qualcosa. Sì, è stata un'esperienza meravigliosa, Angelo ci ha portato veramente in un mondo fantastico. Ci ha Avete fatto dei lavori strepitosi. La bellezza della scrittura. Quanto che nasce è strano il mondo. Sì, dalle piccole cose che si osservano. E è stato veramente un piacere, perché anche i bambini che magari amano meno leggere hanno apprezzato tantissimo, e da lì è partito il desiderio di avere anche dei suoi libri, li hanno acquistati e li stanno leggendo. Noi leggiamo tutti i giorni in classe, almeno 20-30 minuti, e questo sta facendo progredire nella lettura, e Angelo ha dato veramente grandi spunti. C'è anche qualche bambino un po' timido che vuole dare la sua testimonianza. Dici, come ti chiami? Salvatore. Dici, Salvatore. A me piace tanto il libro Il Natale dell'Orco Narice, che parla di un orco che fanno una gara tutti, che devono rendere la casa più brutta, e invece l'Orco Narice la rende sempre più bella invece che più brutta. E quindi poi gli altri vincono e lui è sempre ultimo, quindi è dispiaciuto. Quindi tu questo libro lo consigli a tutti loro, sì, da leggere, sì. Avete capito? Cioè, come si intitola il libro che mi sono... Il Natale dell'Orco Narice. Okay. Prendete nota. Ragazzi, grazie mille. Volevi dire... Oh, scusami. Vai, come ti chiami? Leonardo. Vai, Leonardo. A me mi è piaciuto tanto Linus, che è un libro che parla... Ma avete letto tantissimi libri, quindi non solo, cioè era uno spunto Io sono foglia, sì, 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 ok. Sì. Di un detective che... Ah, il detective Linus, l'ho letto, ma quello mi fa ammazzare di da ridere. Di un detective che non è... è ancora... e va ancora alle elementari, lui deve ancora fare i compiti delle vacanze, quindi ogni volta prende la scusa di fare delle indagini per non fare i compiti per le vacanze. Beh, quel libro lì, guarda, anche questo lo consiglio io, perché è veramente divertentissimo. Grazie di questa testimonianza, grazie, bellissima questa adozione, grazie Angelo, grazie a voi. Un applauso, siamo rimasti in pochi, ma facciamo un applauso grandissimo. Grazie ragazzi e complimenti agli insegnanti. Grazie, grazie infatti, Angelo, soprattutto grazie all'entusiasmo delle insegnanti che hanno passato veramente l'entusiasmo anche ai bambini. Sì, grazie, devo dire mille, che proprio poi con le classi elementari si sente tantissimo che la collaborazione con l'autore è stata ancora più stretta rispetto alle adozioni che sono state fatte dai più grandi. Quindi complimenti davvero, grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie. Tutti. Sì, grazie. Allora, intanto... ti ho fatto attendere fino alla fine. Chiamo sul palco. No, non è neanche la fine, perché dopo abbiamo ancora Francesca. Allora, Angelo Roveda. Anselmo, ho detto Angelo, inizio a dare i numeri, perché io non ho mangiato, vi svelo questa cosa. Scusami Anselmo, e lo so bene. Vieni Anselmo, sei stato adottato dalla scuola primaria di San Chiaffredo di Busca, in provincia di Cuneo. Dove siete? Veramente? Non mi avevano avvisato, sei solamente tu. Allora, dov'è? Grazie del microfono. Anselmo, c'è cioè questi... Siamo una situazione contraria rispetto a Serenella, nel senso io sono qua, loro invece non potevano essere oggi. Ah, ma lo sapevi, cioè ti avevano avvisato, quindi tu puoi fare anche da loro portavoce. Sì, hanno mandato in realtà un video, non so se c'è tempo di vederlo, è un video... Un video e delle foto, delle ok. Prego. Vado... Non c'è sonoro, quindi magari me lo commenti tu. Ah sì, no, beh, allora chiacchieriamo. Sì, chiacchieriamo. Atlante del Mori, no, parla. Non ho fatto in tempo a vederlo neanch'io ancora. Quale libro stanno leggendo, Anselmo? Perché non ce n'è solamente uno. L'Atlante delle Dimore inconsuete fantastiche. Che fa parte di una serie di Atlanti letterari.
particolari, molto particolari. In realtà il percorso che abbiamo fatto, la cosa bellissima di questo percorso, in realtà non più che adottato sono stato rapito, nel senso che abbiamo il tempo, le ore passate insieme dovevano essere un numero, sono cresciute e sono diventate il doppio, perché abbiamo deciso di fare un percorso partendo proprio dall'idea. Ci avete fatto 6 incontri? No, abbiamo fatto 3 incontri, ma 3 mattine. Ma molto più lunghi, ho capito, 3 mattine, ok, intense, e un pezzo di pomeriggio uno di questi giorni, perché abbiamo lavorato sull'idea dello raccontare le storie, la capacità di scrivere ma anche la capacità di leggerle. Quindi siamo partiti proprio dal piacere delle storie come lettori. Abbiamo condiviso le nostre esperienze e poi si è partiti invece per un percorso che ha tenuto insieme da un lato il lavoro sugli Atlanti e quindi sui grandi classici per ragazzi e dall'altro proprio che cosa ci piace nelle storie, cosa c'è nelle grandi storie che amiamo, come si può scrivere e che spunti possiamo trovare. E quindi abbiamo fatto un laboratorio, questi incontri sono stati attraversati da un laboratorio di scrittura creativa e di ragionamento sulle storie, nel senso che è stato non soltanto lo scrivere, ma poi vedere insieme, confrontarsi su che cosa funziona e no. Ma era la prima volta che facevi un laboratorio così prolungato nel tempo? Allora, mi è capitato di fare dei laboratori, dei percorsi, diciamo, di scrittura creativa con delle classi, delle scuole lungo un anno, ma mai, diciamo, in questa dimensione di adozione e soprattutto con questa dimensione di poter toccare non soltanto l'idea del laboratorio, ma parlare. Ogni tanto noi facciamo gli incontri sui nostri libri, che è molto gratificante, ma rimane. Certo, invece qui facciamo, avete spaziato. Esatto, ogni tanto facciamo il laboratorio di scrittura, qui abbiamo invece ragionato proprio di lettura, cosa ci danno le storie, perché certo. Ci piacciono i libri. Che poi gli Atlanti tuoi che fai insieme, ricordo sempre, a Marco Paci, che servono anche un po' a questo, no? Esatto. Ad orientarsi all'interno del mondo della letteratura, e sono fantastici perché ti aprono una porta, è una chiave nuova per entrare nei libri. Guarda, io dico che ogni Atlante è un po' come un vassoio di pasticcini, qualcuno lo conosciamo già, qualcuno non ancora, qualcuno è un gusto nuovo che assaggiamo, a cui ci affezioniamo, qualcun altro magari invece non capiamo che non è fatto per noi. L'idea del percorso è stato quello di riuscire a far sì che questo primo vassoio si sia arricchito dalla cucina di ciascuna e ciascuno di loro con altre storie possibili, con i loro gusti. Bellissimo. Allora io direi che questa foto poi finale, perfetti siamo, abbiamo finito perfetti, non avevamo neanche provato, anche se siamo rimasti in pochi e anche se loro in questo momento non ci stanno ascoltando ma forse vedranno il video, io direi di fare un applauso alla classe che ha adottato Anselmo. E adesso ho detto giusto Anselmo, no, perché che è la scuola San Chiafredo di Busca, è colpa di Angelo perché tutte e due cominciate con la A, adesso vado in confusione, la maestra Manuela Chiappello che insomma ha reso possibile questo percorso, grazie al grazie. Anselmo, grazie davvero, e siamo all'ultimissima, ce l'abbiamo fatta, era stata lunga però d'altra parte è un percorso così ricco. Chiamo sul palco Francesca Vecchioni, grazie Francesca, che è stata adottata dalla scuola primaria Umberto Sacco di Alba di Cuneo. Dove siete? Siete voi finalmente, io ero dall'inizio che volevo qua sul palco con queste meravigliose magliette da campioni, direi. Dove sei? Sono Francesca. Sono qua. Scusaci. Ciao Francesca. Adesso è tardi, però allora, dall'altra parte sapevamo. Non riescono a salire tutti, ve salgono penso perché sono tanti loro. Non lo so. No, credo che possano salire solo un prima abbiamo di fatto loro. Degli strappi alla regola. Comunque va bene. No, ditemelo perché a me piacerebbe tutti, ma non so se farli posso salire a chiedere agli insegnanti. Allora venite, dai che siamo rimasti non so in pochi, se hanno, vi voglio aspetta, tutti sul palco. Aspetta, per una sola ragione. Perché non so se c'è un tema di permessi. Ah, non possono per. Scusatemi. Infatti. Ma allora no, c'è un problema di permessi. No, volevo essere sicura. Ve lo dico, di questo. Credo che sia per il video, giusto? C'era una liberatoria, mi dispiace, non volevo creare caos. Grazie. Però che voi adesso fate la clac, visto che ci siamo. Ma infatti, anzi, iniziamo con un applauso a tutti voi, bravissimi. Allora, Francesca, con Paola, che è la maestra, giusto? Paola Bosio, voi siete qua, avete letto un libro bellissimo. Simona, Paola e lei, scusate. Sì, abbiamo due classi con due maestre, eccezionali, quattro maestre veramente, no, tutte dai, eccezionali. Vieni su, dai. Allora,
Dove li hai portati? Allora, abbiamo fatto questo. Intanto grazie a chi è rimasto, che ha avuto la pazienza di rimanere. Anche una classe lì, conosco anche l'altra scuola che saluto, a cui voglio tanto bene. Allora, avevi già fatto un'adozione anche con loro? Non ho fatto un'adozione, sono andata, li ho incontrati qualche mese fa, quindi ci conosciamo. Allora, volevo dire questo. Noi abbiamo fatto un lavoro che è partito dalle avventure del sottosotto, però in realtà loro hanno prodotto, hanno lavorato moltissimo, hanno prodotto fino a produrre loro dei libri. Okay. E le avventure del sottosotto ha una, diciamo, un grande... Ma partendo sempre dall'idea che sotto la scuola c'è un mondo segreto? Partendo no, perché da... a me questa no, cosa mi ha fatto impazzire. No, partendo da un'altra idea, partendo dall'idea che tutte le bambine e i bambini e tutte le persone che leggono un libro devono riuscire in qualche modo a riconoscersi. E quindi dall'idea che tutti i personaggi possano e debbano rappresentare tutta la nostra società e che esistano delle protagoniste e dei protagonisti. Ricorderai quando noi leggevamo i nostri libri all'infanzia nostra, era di grandi avventure tutte maschili. Era difficilissimo riuscire a riconoscersi. A parte Pippi Calzelunghe. E loro invece hanno fatto un lavoro prima sui personaggi, quindi costruendo i loro personaggi con dentro qualcosa di loro, ma anche le forze, le debolezze, le insicurezze, tutto quanto, con la costruzione di personaggi molto completi. E poi hanno fatto un lavoro ancora più complesso nell'incontro successivo. Dei libri illustrati sostanzialmente. Hanno fatto dei libri, loro hanno fatto illustrati, gli altri hanno fatto dei libri unici. In realtà hanno lavorato insieme per unire questi personaggi. Ho capito. E creare delle storie in gruppo. Ma bellissimo. E alla fine hanno creato le storie. Non voglio parlare troppo io. Preferisco che, insomma... Chi che vuole raccontarci magari, la sua esperienza? Chi ha voglia di raccontarci? Magari, io ti passo il microfono. Parto? Vado io lascio il microfono anche alla maestra. La prima mano così. Alzata? Ci vuoi? Prima la seconda, vai. All'inizio noi abbiamo creato dei personaggi, poi abbiamo lavorato sopra e abbiamo creato una storia che abbiamo rappresentato sui fogli. Perché tutti i libri che leggiamo sono di carta e quindi noi li abbiamo messi sui fogli per questo. Grazie. Allora, praticamente hanno fatto l'introduzione, lo svolgimento e il finale e le due classi hanno lavorato in maniera un filo differente, okay. Però hanno creato e messo insieme tutti i personaggi che avevano inventato. La cosa è stata la cosa più difficile e la cosa più, in realtà, che vi è piaciuta di più fare? Allora, la cosa più difficile, insomma, forse è stata creare la trama, perché non abbiamo potuto mettere tutto, perché dovevamo rappresentare con dei disegni, quindi dovevamo decidere tra alcune cose. Invece la cosa più divertente è stata l'introduzione e la fine. Bello. Tra l'altro mi insegnate voi autori che la gestione, Francesca, dimmi se la gestione di tanti personaggi è una delle cose più difficili nella narrativa. È stato no? molto complesso, infatti abbiamo deciso di fare due lavori, gli insegnanti hanno deciso di fare anche lavori differenti, perché una classe ha fatto moltissimi personaggi, quindi hanno dovuto selezionarne alcuni, certo. E soprattutto creare, per esempio loro hanno fatto due libri e hanno dovuto creare la squadra di personaggi e trovare quelli. Il loro lavoro è stato, tutti i lavori, ma in particolare loro hanno cercato di far vivere ogni personaggio nella storia, quindi ogni caratteristica doveva essere poi espressa dentro la storia. Ma quindi diciamo che questa la dotta uno scrittore con Francesca prevedeva la tua presenza in aula, ma tanto lavoro anche quando tu non c'eri, l'ho capito, perché per fare tutto questo io credo... Raccontate cosa avete fatto voi, ci siamo visti tre volte e ogni volta io gli davo, spiegavo cosa bisognava fare, poi loro avevano dei compiti praticamente da svolgere e la volta dopo mi raccontavano, mi restituivano tutto. Si vede che Francesca è navigata di queste cose, c'è una campionessa di laboratori, veramente. Raccontatemi ancora un'altra esperienza. Noi abbiamo iniziato nella storia a incontrarli due a due, due pri-
due. Una era un'amica di Dominic, di un amico, il vicino di casa di Filippo, che è sempre della storia, che era il suo vicino di casa, ha fatto scappare il suo animaletto e cercandolo disperatamente si è imbattuto nella sua casa. Allora, le storie sono lunghissime, quindi non riesco a raccontarvele tutte. No, ma c'è una... Si intuisce. Sono dei libri ragazzi, veri e propri. Adesso, magari, perché qualcuno ci rimane male, però si intuisce una ricchezza di questo lavoro. Cioè, è come se aveste scritto veramente come dei veri autori. Cioè, avete avuto davvero delle insegnanti, ma anche un modello di scrittrice che insomma è stata generosissima anche mi pare sono di capire stati molto voi bravissimi loro. Veramente anche perché sto guardando i disegni perché non riesco ad arrivare a leggere perché la vista un pochino mi tradisce però anche con delle illustrazioni veramente molto molto belle quindi davvero complimenti posso far parlare solo sì, giusto certo. Per questa classe ha parlato assolutamente vai, dimmi cosa volete beh il mio gruppo ha iniziato come l'altro con due personaggi e poi man mano abbiamo aggiunto gli altri. E la nostra storia parla di un hackeraggio e i bambini poi devono andare a disaccherare questo problema, risolvere questo problema, ma non più virtualmente, ma nella vita reale. Ci saranno tanti enigmi e buona lettura. Sì, giusto per chiudere, per farvi capire, la struttura sono stati sempre avventure o misteri e enigmi da risolvere, con un'introduzione, uno svolgimento e un finale dove dovevano mettere insieme 4 più 4, 8 personaggi loro e 8 personaggi loro nelle storie e quindi farli vivere tutti e farli avere un ruolo. Ma Francesca, è io sono questa la cosa Ma voi vi aspettavate di confrontarvi bravissimi. Con un autore così? Voglio avere anche, scusatemi, il parere della maestra. Allora, Francesca ha fatto un grandissimo lavoro di coordinamento e di unione di tutte le idee e ogni volta riusciva a tirare le fila di tutto, che non è stato facile. Dalla parte dei bambini invece, secondo me, hanno scoperto di saper lavorare insieme, di saper lavorare in gruppo e di riuscire a unire ognuno un pezzettino per formare la propria storia. Esperienza bellissima. Noi, dimmi. Ad esempio, avendo fatto queste due storie, quindi la nostra classe devo fargli i complimenti, io li sgrido sempre e oggi voglio fargli complimenti. Oh, prendetevi questi complimenti. E chiedere un applauso perché hanno veramente lavorato tantissimo e sono stati dei veri scrittori. Allora un applauso grandissimo a voi, a tutti. E se io vi lascerei, facciamo con voi sul palco, facciamo per l'ultima volta tutti insieme l'inno che adotta uno scrittore al mio tre, il più forte possibile, anche se siamo rimasti in pochi. Ci siamo? 3, 2, 1, adotta uno scrittore! Bravissimi ragazzi, anche grazie una scrittrice. E brava, hai ragione. Volevo dire anche una mamma mia, hai ragione, brava. Cosa volevi dire? Allora, che l'argomento della storia era principale. Tu vuoi raccontare l'argomento della storia? Più perché meno. Mi sa... Fai una cosa, dai, manda un messaggio velocissimo. Veloce. Che la cosa principale appunto era l'amicizia che doveva spiccare. E boh. Veloce. A nome di tutta la classe dico con questa scrittrice ci siamo divertiti molto, è stato bello passare delle ore con lei. Grazie. Grande Francesca, un applauso grazie. A tutti gli scrittori adottati, ai ragazzi, grazie agli insegnanti mille. E ci ritroviamo grazie. L'anno prossimo. Un abbraccio a tutti e leggete. Siete stati grazie, bravissime.